1043 marchi di moda maschile, il 40% dei quali provenienti dall'estero, ai quali vanno aggiunti 64 delle collezioni donna di PTW, 30.000 visitatori attesi. Con questi numeri veramente molto importanti, è cominciata l'84esima edizione di PT Uomo alla Fortezza d'Abbasso fino a giovedì 21, con tanti eventi in città. Un'edizione che nasce sotto il segno di un cauto ottimismo per le notizie che arrivano dall'Expo del Made in Italy, che è in crescita, dall'accordo di libero scambio che Stati Uniti e Europa stanno stringendo e che potrebbe portare l'export italiano, in particolare quello della moda, addirittura a un più 18%. Alla conferenza stampa ospiti di grande rilievo come il vice ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, mentre a fare gli onori di casa erano Gaetano Mazzotto, presidente di PT Immagini, e Stefano Ricci, presidente del centro di Firenze per la moda italiana. Stefano Ricci, presidente del centro di Firenze per la moda italiana. Questo PT Uomo si apre in un periodo particolare, con un settore che sta cercando di uscire dalla crisi e a livello internazionale sembra riuscirci, mentre magari sul fronte interno c'è qualche difficoltà in più. Lei ha sottolineato l'importanza del, diciamo, il dovere di produrre sul territorio per la moda italiana. È fondamentale ristabilire delle regole molto più protettive che salvaguardano l'essenza del Made in Italy, del fatto in Italia. La nostra tradizione, la nostra cultura si sta dissipando in aria, perché produrre fuori utilizzando la nostra creatività lo trovo veramente drammatico. Non c'è stata visione negli anni passati, nell'ultimo decennio, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Quindi, se non altro, legittimiamo ciò che è veramente fatto in Italia, con quel valore aggiunto che gli appartiene. Ecco, occorrono regole in questo senso, però occorre anche sostenere le imprese del Made in Italy in maniera forse ancora più importante di quanto si faccia finora. Il problema è solo uno, è il costo del lavoro. In Italia l'operaio guadagna poco e costa più che in tutti gli altri paesi d'Europa. Questo fatto scoraggia gli investimenti, scoraggia gli imprenditori, e non c'è effettivamente una visione di come potrà essere il nuovo assetto, se non il nuovo rilancio dell'economia, se il costo del lavoro non verrà ridimensionato, al limite dando di più alle maestranze, pagando di più alle maestranze, ma riducendo quella parte che onestamente è discutibile sotto tanti aspetti. Ecco, un'ultima cosa, qual è il messaggio che esce da questo PT Uomo, che appunto sta per cominciare, un messaggio di ottimismo per il settore? Assolutamente sì. Fiducia nel genio italiano, fiducia anche nei nostri sogni e fiducia in ciò che vorremmo e potremo fare. Però senza le nostre maestranze serene l'impresa non può andare da nessuna parte. Allora, il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, all'inaugurazione di PT Uomo, uno dei grandi momenti del Made in Italy, della celebrazione del Made in Italy. Arrivano dati confortanti sulle nostre esportazioni, però il mercato della moda sembra andare a due velocità. Bene nell'export, invece ci sono delle difficoltà sul fronte interno. Sì, non è solo la moda, in realtà è l'industria italiana oggi che è divisa a metà. Chi esporta cresce e questo dimostra che le imprese italiane sono competitive. Chi non esporta, chi dipende dal mercato interno, va male, e questo dimostra che il paese non è competitivo. Dunque abbiamo una doppia velocità, imprese competitive in un paese non competitivo. Non può più funzionare in questo modo. Noi abbiamo costruito la nostra ricchezza, la nostra prosperità su una cosa che si chiama industria, e l'industria deve tornare al centro di qualunque progetto di rilancio del paese. Ecco, da questo punto di vista le aziende italiane, anche il settore della moda, chiedono al governo un sostegno per poter essere più competitive ancora di più, soprattutto dal punto di vista del costo del lavoro e non solo. Cosa può fare il governo? Ma il governo dall'inizio, cioè da 45 giorni, ha fatto iniziative che vanno tutte nella direzione di riforme pragmatiche che aiutino, dall'energia ai tempi della burocrazia al sostegno di alcune filiere produttive importanti, aiutino le imprese, e lo abbiamo fatto in maniera pragmatica, perché in Italia si è parlato di riforme, si parla di riforme da 20 anni, è stato fatto poco o nulla. Ci sono tantissime cose che il governo deve fare nel suo lavoro di tutti i giorni e che, come qualcuno ha definito, sono un cacciavite che aiuta a rimettere in moto il motore del paese. Dunque il governo ha fatto una scelta di essere estremamente pragmatica su questo. Non può bastare, non può assolutamente bastare, dobbiamo lavorare, e lo sappiamo, sulla riduzione della spesa e quindi contemporaneamente sulla diminuzione delle tasse per chi lavora e produce.
però in 45 giorni è stato fatto molto, anche su temi delicatissimi come quello del credito, e penso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, penso ai pagamenti dei debiti delle PA, tutte cose che erano anomalie italiane che frenavano la crescita delle imprese in Italia e all'estero. Io credo che innanzitutto ci sia un grandissimo segnale di speranza che viene da questo Pitti. I numeri dell'economia che abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, sui TG, sui giornali, sono sempre numeri negativi. Ecco, a Pitti c'è un segno più, c'è il segno di un'Italia che all'estero funziona molto bene, perché c'è una grande domanda d'Italia. Bisogna avere il coraggio e la forza di crederci e di costruire, organizzare, realizzare delle città più efficienti nel gestirle. Spero che sia molto importante che con la prossima programmazione europea i sindaci abbiano più poteri, perché oggi anche noi sindaci abbiamo spesso le mani legate dalla burocrazia. Firenze, appunto, la centralità della città, lei ha parlato di due progetti che faticano per colpa della burocrazia a decollare, ma che forse nei prossimi mesi potranno andare avanti, quello dell'aeroporto e quello della fortezza. Se ci può spiegare questo. No, io non dico che questi progetti faticano, che questi progetti hanno avuto una genesi difficilissima, ma che finalmente adesso siamo alla fine. Cioè, do un segnale di speranza sia sull'aeroporto che sulla fortezza. Sull'aeroporto, dopo anni di discussioni, finalmente siamo alla stretta finale. Ora il Consiglio regionale deve decidere se continuiamo con l'aeroporto dei Playmobil o se facciamo un aeroporto normale, non dico un hub internazionale, che quelli non sono necessari. Un aeroporto fatto bene, dove se anche c'è un po' di vento si atterra. Tra l'altro in questo c'è un progetto di unione tra Firenze e Pisa, e viva la lotta ai campanili, basta con le polemiche. Quindi se facciamo un sistema toscano siamo tutti più contenti e felici. Giovedì saremo tutti insieme dal ministro Lupi per parlarne. Dall'altro la fortezza, su questo ci sono stati alcuni uffici della regione e la sovrintendenza che hanno messo un po' di paletti e di bastoni tra le ruote. Oggi il percorso ha tutte le condizioni per ripartire e credo che sia un fatto molto positivo. Perché? Perché puntiamo ad arrivare al prossimo Pitti estivo con la prima pietra messa. Lì a quel punto c'è un problema di soldi. I soldi la regione li ha trovati a livello regionale, a livello europeo. Dal prossimo mandato potremo, dal 2014, prenderli anche noi come città. Quindi io sono ottimista sul fatto che, essendo la fortezza un avendo la fortezza un valore strategico, il prossimo anno troveremo anche le risorse per sistemare finalmente e definitivamente un centro congressi che, a differenza di altre città, non è un centro congressi da costruire fuori dal centro, ma c'è già, è a 800 metri dal centro storico più bello del mondo, per cui è un'incredibile possibilità di attrarre. Pensate che un euro investito in fortezza provoca in città un ritorno dai 12 ai 13 euro. E come dire, i fiorentini lo sanno, piano piano la pedonalizzazione del Duomo, il piano strutturale, via Tornabuoni, i cassonetti interrati, i fontanelli, quello che avevamo promesso lo stiamo realizzando, e credo che sia un fatto molto positivo di serietà, perché un politico si misura sulla base delle promesse che mantiene. Tra i tanti appuntamenti di Pitti Uomo dobbiamo ricordare il premio Pitti Immagine, che è andato al marchio giapponese Kamoshita United Arrows, e lo spettacolare binomio tra moda e moto, con tanto di sfilate alla fortezza da basso, di 16 cinquantini, tutti rigorosamente made in Italy.